Questo video è offerto da Mister, un grande vittoria, prova maiuscola della squadra. Dove vuole arrivare questa Juve Stabia? No, la Juve Stabia deve continuare a fare quello che ha fatto fino ad oggi, ottenere il massimo di ogni partita e dare il massimo in ogni allenamento, senza guardare più in là della partita prossima che abbiamo. Mister, è stata una Juve Stabia comunque incantevole, ha annichilito la Lupa Roma per qualità di gioco e soprattutto ha cambiato veste tattica in tre circostanze, 4-3-3 prima dell'ingresso di Lipa, 4-5-1 e poi il 4-4-2. Sì, e devo dire che faccio i complimenti ai ragazzi perché stanno dimostrando una maturità tattica veramente importante. Sono più di 3 mesi che lavoriamo insieme e oggi i ragazzi hanno veramente delle certezze tecniche, tattiche e morali, perché anche quando c'è stato da soffrire tutti insieme si sono messi a soffrire, a difendere, ad aiutarsi, e questi sono secondo me aspetti fondamentali per ottenere risultati. Mister, anche chi entra dalla panchina dà sempre il suo contributo, si inserisce bene nella squadra, il gruppo è un gruppo solido. È assolutamente un gruppo molto unito, e giustamente, come dicevi tu, tutti quelli che vengono chiamati in causa danno il loro contributo. Oggi Jefferson ha giocato dall'inizio, non giocava da un po' ed ha risposto alla grande, quindi vuol dire che tutti quanti si sentono importanti, tutti quanti sono partecipi a questo nostro progetto, e dobbiamo solamente continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. L'aspetto secondo me più importante di questa partita è che i miei ragazzi insieme ai nostri tifosi stanno ricreando il fattore menti, e in un campionato così difficile questo può essere un aspetto molto molto importante. Un altro particolare fondamentale è anche che i più giovani stanno decidendo molte partite. Oggi è stato il turno di Gammone dopo Bombaggio, ma anche Osei. Ma allora, questi ragazzi sono encomiabili, sono giovani ma hanno fame, voglia, determinazione, spirito di sacrificio, si sono messi a completa mia disposizione, mi stanno dando tutto quello che hanno, e quindi quando poi raccolgono dei risultati io sono veramente molto molto contento per loro, come sono molto contento per Ripa che è ritornato al gol. Un gran gol, un gol dei suoi, ha sfiorato anche in altre occasioni il secondo gol, e come avevo detto dopo Cosenza, insomma, Ripa con i 6 gol sarà un giocatore che ci troverà molto importante in questo campionato. Mister, quali sono le condizioni di Gammone che abbiamo visto uscire infortunato? Purtroppo ha preso una brutta distorsione alla caviglia, adesso domani faranno degli accertamenti e vedremo un pochettino di cosa si tratta. Parlava prima della prima occasione in effetti creata da Ripa, quel triangolo con Di Carmine è stato da favola, non da Lega Pro. Ma io l'ho sempre detto, sono due grandissimi attaccanti che oltre a saper far gol mi offrono tantissime soluzioni tattiche, possono giocare insieme, può giocare uno solo nel 4-3-3, quindi sono, come ho sempre detto, contentissimo di loro due, come sono contentissimo di tutti quanti i miei ragazzi. Adesso Benevento, Sanzane e Lecce cominciano a tremare. Ma noi, come ho sempre detto, dobbiamo guardare in casa nostra, non dobbiamo guardare a nessuno, dobbiamo continuare a lavorare, l'importante è quello.